Allora, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so quanto guarderete questo video, in ogni caso oggi fondamentalmente sono qui perché, allora, sono appena tornata da scuola perché, e sono alle 5 e mezza perché oggi ho avuto un progetto, delle cose per l'alternanza scuola-lavoro e quindi sono appena tornata a casa e avevo una voglia matta di sedermi qua tranquilla a registrare un video in cui parlo, dato che è tanto che non lo faccio. Prima lo facevo molto più spesso, ultimamente non troppo, proprio parlare a caso, non di fatti specifici. E quindi oggi ho deciso di farlo e mi sono anche preparata il tè, perché non ho ancora fatto merenda, quindi mi sono messa qui col tè e adesso mi siedo semplicemente qui a parlarvi perché ci sono delle cose di cui volevo mettervi al corrente, diciamo. Niente di troppo importante, cioè voi direte ma a me cosa me ne frega di sapere i tuoi fatti personali e dopo tutto è così, però è una cosa che semplicemente mi piacerebbe condividere. In questi giorni, vedendo le mie storie su Instagram oppure delle mie foto su Instagram, molte persone hanno potuto intuire due cose che non sono ancora state dette chiaramente su YouTube. Le avevo dette in un vlog, poi ho avuto un problema, non sono riuscita a caricarle, mi è dispiaciuto un sacco perché secondo me il metodo migliore per parlare di cose nuove o comunque abbastanza a caso sono i vlog, perché sì, secondo me è il momento migliore. E diciamo che le due cose di cui volevo parlarvi oggi, la prima sono l'arrivo di un nuovo cane che avete sicuramente visto su Instagram e che è qua con noi, che ci sta facendo compagnia insieme all'altro mio cane, perché se mi seguite da un po' saprete che io ho già un cagnolino, che adesso vi farò anche vedere, che è questo qui, che non è molto felice di essere preso in considerazione. E da un po' di tempo mia mamma lavora in un canile, cioè lavora, non lavora là a pagamento, ecco, però lavora nel senso che va lì ad aiutare le persone che lo gestiscono, a dare una mano con i contributi, insomma, per il cibo, per i cani, per le cure, queste cose qui, e va lì per portare fuori i cani e far loro compagnia, perché ce ne sono veramente tanti, alcuni che provengono da famiglie dove sono stati magari maltrattati, altri che sono stati trovati in mezzo alla strada e insomma cose del genere. E da un po' mia mamma si era in qualche modo affezionata a questo cagnolino qui, che ha una malattia che è la filaria, non so se la conoscete, però è una malattia che colpisce il cuore. E questo cagnolino qui adesso è in casa con noi, adesso ve lo farò anche vedere, perché appunto ha questa malattia e mia mamma ha voluto portarlo a casa per curarlo, per farlo stare assieme a noi. Si stanno dando mezzi vaccini, ciao caro, si chiama Ettore questo cane, e appunto l'ha portato qui a casa per farlo stare meglio, perché è un cucciolo, ha 2 anni, comunque piccolino, ha purtroppo passato un anno in una famiglia che lo trattava non molto bene e un altro anno l'ha passato in canile, quindi non ha avuto una vita molto felice fino ad ora, e quindi abbiamo deciso di prenderlo e portarlo a casa con noi per farlo stare un po' meglio, e mi sembra che sia così perché mi sembra che stia bene qui con noi e infatti ne sono molto felice. Ci stiamo tutti quanti affezionando molto. L'altro mio cane, che è da 6 anni che ce l'ho, sta andando abbastanza d'accordo con lui e niente, ne sono molto 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 felice. E ho voluto rispondere a questa domanda più che altro perché ultimamente nei video su Instagram, nell'Instagram Stories, mi viene chiesto molto 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 frequentemente da dove viene il cane, che razza è, cose varie. È un bastardino, però è un cane adorabile, secondo me è super coccolone, però è molto 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 pauroso, dopo tutto non ha avuto un passato facile, quindi sì, è plausibile. La seconda cosa di cui volevo parlarvi invece è un'altra domanda che mi viene fatta molto frequentemente, perché ultimamente avete visto sempre su Instagram, quindi se non mi seguite fatelo, e avrete visto sempre su Instagram che metto a volte delle storie in cui magari sono in palestra, e questo è perché ho smesso di giocare a pallavolo. So che alcuni di voi sono sempre stati molto interessati alla mia carriera pallavolistica, perché ho giocato per 10 anni a pallavolo e mi avevano chiesto spesso di fare magari dei video in cui parlavo della mia esperienza, queste cose qua, ma non li ho mai fatti perché non l'ho mai trovato un argomento che mi ispirasse per fare un video su YouTube. E in ogni caso da quasi un mese ho smesso di giocare perché non mi sono trovata più bene per alcuni motivi,
e non mi sentivo più a mio agio, non sentivo più la voglia di andare, purtroppo, e dico purtroppo perché mi dispiace tanto, perché mi manca, ma dall'altra parte credo che sia stata la scelta giusta. So che per voi può sembrare un dilemma pazzesco per una cosa che invece può sembrare allo stesso tempo una cosa da niente, però comunque dopo 10 anni che ci ho giocato ci tenevo tanto, quindi mi è dispiaciuto sicuramente mollare. Ma a parte questo, ho pensato che fosse la cosa migliore per me. In questo momento mi sento bene con me stessa, sono felice di quello che sto facendo. Mi sono iscritta in palestra per niente, tenermi un po' in forma e non rimanere a casa a non fare niente. E quindi sì, questa me l'avevate chiesto in tanti. Diciamo che ho cominciato il 2018 con una svolta, ed è una cosa di cui sono in realtà molto 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 felice. In ogni caso, questo qui era il video che volevo farvi oggi. Io spero che in parte vi possa essere risultato interessante, anche se so che ho parlato degli affari miei per quanto, 5-6 minuti, credo. Però sì, erano delle cose di cui volevo parlare e volevo rendervi partecipe. Dopotutto questo qui è un po' il mio piccolo angolo su internet in cui parlo di quello che voglio, e quindi questa è una parte della mia vita attuale di cui volevo parlare. Se ci sono qualche domanda inerenti al cane o magari alla pallavolo o altre cose, scrivetemi sotto nei commenti. Sapete che io sono sempre molto 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 felice di leggere tutto quello che mi scrivete ogni volta che qualcuno mi fa dei complimenti. Comunque mi fa estremamente piacere, perché lo trovo molto molto gratificante, e anche perché sto cercando di impegnarmi in questo periodo e spero che l'abbiate notato. Io mi raccomando, mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto e scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Stavolta sarebbe bello fare dei video del genere, magari possiamo anche creare una rubrica, tipo, non lo so, ditemelo voi. E niente, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite. Io vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video, ciao!